Di nuovo il più cordiale interconnessi col circuito di Spreaker, Spreaker con la K, Stefano Tini, Stapp Radio, si torna al passato, si trasmette al presente, e Roberto De Angelis con la doppia SRDA Radio 1. Ci colleghiamo col nostro direttore di redazione, Luigi Basculli. Luigi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Roberto, e a tutti i nostri radioascoltatori. E a Luigi giungono sempre i saluti da Federico De Angelis, che momentaneamente è in penombra, ma ci terrei a precisare che non abbiamo liquidato. Ci sono altri impegni nella vita che gli impediscono di intervenire, non ci sono i tempi tecnici, per cui poi prossimamente, insomma, vedremo. Comunque, tanti saluti anche da Federico per te e per tutti quanti. Luigi. Beh, anzitutto contraccambio i saluti di Federico, insomma, poi per quello che riguarda la Roma, Roberto, Nota dolente. noti dolenti, noti veramente dolenti, c'è da rimanere veramente basiti ed esterrefatti davanti all'attuale situazione della Roma. Purtroppo parliamo di una squadra che negli ultimi 3 mesi ha completamente gettato al vento quanto di buono era riuscito a costruire nell'ultimo anno e mezzo. Oh, ma bravo. Ha gettato al vento alle ortiche, come si dice in gergo. Ma che cosa è accaduto? Perché girando chiaramente un po' tutte le radio romane, sportive, semisportive, ne ho sentite veramente, veramente di tutti i colori. Però io ci vorrei capire qualcosa. Possibile che soltanto la sbagliata o presunta sbagliata preparazione atletica del signor Rongoni abbia causato tutto questo? E siamo poi sicuri che i giocatori vadano ancora d'accordo tra di loro e loro col mister? Perché io ho qualche spina nel fianco, carissimo Luigi Basculli. Non lo so se sono mie sensazioni sbagliate, se mi sono fatto un'idea sbagliata, che ne so, tutto può essere poi. Ma guarda Roberto, sicuramente questo è il nodo centrale di tutta la questione che ruota attorno al mondo Roma in questo momento. Quello che ci stiamo chiedendo tutti è dov'è finita la bella Roma che fino ai primi di dicembre riusciva a vincere le partite anche agevolmente e che da 3 mesi a questa parte fatica ad arrivare nella tre quarti del campo avversaria. Io anche ascoltando un po' il mondo delle radio, il mondo delle televisioni, non riesco a darmi una spiegazione logica e neanche i diretti interessati probabilmente riusciranno a darsela. Solamente chi si trova all'interno del mura di Trigoria sa veramente qual è la verità. Noi possiamo solamente fare delle ipotesi in questo momento, possiamo ipotizzare che possa trattarsi di un crollo psicologico piuttosto che di un crollo mentale o, come dicevi tu, magari anche di un ammutinamento contro l'allenatore da parte di alcuni elementi della rosa. Certo è che questa squadra ha perso totalmente in fiducia, manca di grinta, di determinazione. Molti giocatori sono sulle gambe, non corrono, non lottano. La partita di ieri è stata emblematica, abbiamo visto una Roma che oltre a prendere 3 gol in 20 minuti non ha avuto la minima reazione, una squadra che non ha i cosiddetti attributi. Mi è capitato ieri ad esempio poi di vedere in serata il Torino che pur affrontando una partita decisamente più importante, più proibitiva, è andato oltre l'ostacolo, ha messo la grinta, poi certo il risultato non l'ha aiutata, però è quello che è mancato ieri alla Roma ed è quello che manca a questa squadra da tanti mesi a questa parte purtroppo. Gli interrogativi purtroppo aumentano, il tempo diminuisce e a conti fatti questa sta diventando una stagione che non possiamo ancora definire fallimentare, ma sicuramente negativa, perché questa squadra è già fuori dalla Champions, è fuori dall'Europa League, è fuori dalla Coppa Italia, è in campionato dove a inizio anno eravamo comunque partiti in pompa magna, non dico col favore dei pronostici, ma comunque per giocarsela alla pari con la Juventus. Non sta rendendo, si trova a 14 punti dai bianconeri, quindi con l'obiettivo campionato praticamente sfumato, ma soprattutto con un secondo posto da difendere con i denti, perché la Lazio è lì, è meno 1, il Napoli è meno 4, addirittura Sampdoria e Fiorentina sono a meno 5, quindi se la Roma dovesse continuare su questo andazzo non possiamo certamente escludere che potremmo finire ben al di sotto di quel terzo posto che garantirebbe quantomeno i preliminari di Champions.
Roberto, la situazione è molto difficile. Che cosa prevedere e che cosa auspicarsi? Mancano 11 giornate al termine di questo campionato e l'unico obiettivo, anche se poi insomma non è neanche più di tanto un obiettivo, nel senso che sì, il secondo posto è importante soprattutto per quello che riguarda le finanze della Roma, ma non dà diritto a nessun tipo di trofeo. Però bisogna difenderlo comunque con i denti, perché sappiamo benissimo che poi l'aspetto finanziario nel mondo del calcio è fondamentale. E quindi ci sarebbero quei 30 milioni in più da poter investire nel prossimo mercato, che questa è un'altra cosa su cui dovremo disquisire, Roberto. Non si sa effettivamente da chi verrà fatto, perché ieri Walter Sabatini, nelle dichiarazioni del post partita, ha lasciato intendere che potrebbe al termine della stagione lasciare la squadra. Ma lasciare la squadra Sabatini ci mette la faccia e dice: ho sbagliato, per quanto riguarda il mio profilo qualche cosa l'ho sbagliata ed è giusto che ne risponda. E tutti gli altri che devono rispondere del loro operato dove sono, dove si sono nascosti, tutti compresi, nessuno escluso, quindi giocatori, mister, massaggiatore, preparatore atletico, io coinvolgo tutti. Mi fa piacere che Rudy Garcia dica: io sono l'allenatore della battaglia, adesso si gira pagina, andiamo, riprendiamo il cammino, non ci fermiamo. Poi magari entra il dissidio interno tra lui e la società, perché Garcia voleva subito andare in trasferta a Cesena già da oggi, la società ha detto no, si parte nei tempi prestabiliti. Rimarrà Rudy Garcia ed è lui il problema, o il problema, siamo sempre alle solite, sono alcuni giocatori che potrebbero, uso il condizionale, aver fatto il tempo loro, e non parlo solo di Totti che ha 40 anni, ma anche di altri giocatori che, non avendo 40 anni, in questo ambiente non ci si trovano più. È inutile stare a tirare la corda fino all'ennesima potenza per lasciarli qui quando non devono raccontare più nulla. Ma guarda Roberto, io credo che fondamentalmente la dirigenza abbia sì delle determinate colpe, anche lo stesso Walter Sabatini, che più volte anche ieri ha ammesso di aver sbagliato in sede di mercato. Poi però è chiaro che alla fine in campo vanno i giocatori e sono loro i principali responsabili di quella che è la situazione attuale. So per certo, Roberto, perché insomma la fonte è autorevole, che i rapporti in questo momento fra Sabatini e Garcia sono ai minimi termini storici, questo per divergenze di vedute sul mercato. Garcia avrebbe voluto mantenere questa stagione la rosa della scorsa, mentre comunque delle cessioni, soprattutto quella di Benatia, molto dolorosa e che probabilmente è stata sottovalutata, sono state fatte. E nel mercato di gennaio aveva fatto delle richieste che non sono state esaudite, perché aveva chiesto determinati esterni difensivi. Sono arrivati invece due giocatori che purtroppo per un motivo o per l'altro hanno dato molto poco alla causa giallorossa, e parlo di Barbo e Dumbia. Che cosa prevedere per il futuro? Prevedere che comunque sia molto lo determineranno i risultati finali. È chiaro che se la Roma dovesse arrivare seconda, molto probabilmente non ci sarà un grossissimo scossone, e quindi si potrebbe anche andare avanti per la prossima stagione con quella che è la dirigenza attuale e quello che è l'allenatore, quindi con Sabatini, Garcia, Baldissoni. Certo è che queste 11 partite sono importanti, soprattutto perché la Roma deve dimostrare di essere ancora una squadra viva, cosa che non fa da più di 3 mesi a questa parte, perché ricordiamolo Roberto, questa squadra è ormai incapace di vincere allo Stadio Olimpico, non vince dal 26 novembre, da quel famoso 4-2 all'Inter, e sempre in quel 26 novembre contro l'Inter la Roma ha vinto l'ultima partita con 2 gol di scarto. È un dato su cui riflettere: la Roma fa una fatica bestiale a riuscire ad andare in rete. Questo sicuramente è determinato da una serie di componenti, una condizione fisica non esaltante, i giocatori che magari hanno perso un po' di lucidità e soprattutto hanno perso fiducia, perché la situazione di classifica non è ottimale. Però è chiaro che bisogna lottare con i denti, perché adesso c'è da difendere un obiettivo importante, e giocatori che in questi 3 mesi anche importanti hanno dato pochissimo, i nomi insomma vengono a mente subito, sono quelli di Pjanic, di Cervinho, di De Rossi, facciamo questi nomi proprio perché sono i giocatori più importanti della Roma che non hanno reso. È chiaro che da questo discorso metto in un angolo la figura di Totti, proprio perché avendo 39 anni rappresenta l'ultimo dei problemi, molti giocatori alla sua età hanno smesso, e invece Francesco
Francesco comunque, anche se naturalmente non come negli anni precedenti, sta comunque dando un suo contributo. È chiaro che magari a parziale discolpa della società c'è da dire che ad inizio anno di certo non si pensava di dover perdere per tutta la stagione tre giocatori importanti come Castan, Maicon e Strootman, che a conti fatti non ci sono mai stati, però è pur vero che la Roma, avendo una rosa più ampia dello scorso anno, poi nell'11 spesso si è ritrovata ad essere più debole rispetto alla passata stagione, e quindi bisognerà giocarsela fino alla fine e tenere soprattutto i nervi saldi, perché solamente tenendo i nervi saldi la Roma riuscirà a ottenere un risultato positivo a Cesena. E ricordiamolo, Cesena è una squadra che lotta per la salvezza e soprattutto è una squadra in grandissima serie positiva, quinta in classifica nel girone di ritorno a differenza della Roma, che naviga praticamente in zona retrocessione, e sarà una partita purtroppo difficile. È chiaro che dire che la Roma uscirà da Cesena in questo momento con i tre punti è un esercizio di ottimismo, cosa, Roberto, impensabile. Bisogna farlo, probabilmente avrebbe fatto una passeggiata a Cesena. Oh, bisogna farlo questo esercizio di ottimismo, no? Dobbiamo essere positivi, anche se la situazione intorno è tutta nera. No. Sì, assolutamente sì, però purtroppo non ci induce all'ottimismo quelle che sono state le prestazioni della squadra negli ultimi mesi. Poi è chiaro che magari un semplice episodio può sbloccare mentalmente la squadra e riportarla sulla retta via, però è importante sapere che la Roma giocherà anche con il risultato della Lazio acquisita, e quindi psicologicamente potrebbe trovarsi per la prima volta sotto la Lazio, e quindi con la possibilità di dover rincorrere il risultato. È chiaro che in tutto questo ancora non aiuta gli ulteriori infortuni di ieri, soprattutto quello di Keita, che verrà valutato insomma nelle prossime ore, ma è comunque squalificato. Squalificato perché non si battono le mani all'arbitro, questo bisogna ricordarglielo a Keita. Sì, è stato diciamo un peccato, un classico peccato di gioventù che però non dovrebbe fare un ragazzo esperto di 35 anni come Keita. Però nonostante insomma tutte queste assenze, la Roma dovrà fare una partita importante e dovrà dare un segnale, anche perché i tifosi, sappiamo benissimo, in questo momento me compreso, sono molto molto delusi. Oggi è andata in scena anche una piccola contestazione a Trigoria, ha messo la faccia il DS Sabatini e ha detto di concedere altro tempo alla squadra. I tifosi non erano molto d'accordo con le parole del DS, anche perché insomma concedere un altro mese alla squadra vorrebbe dire che il campionato giungerebbe quasi a conclusione, o quasi, quindi la Roma deve rialzarsi subito, anche perché poi dopo la partita di Cesena ci sarà la sosta per le nazionali, e quindi la possibilità di potersi allenare tranquillamente per una settimana senza l'impegno di campionato, e poter insomma gestire con serenità l'impegno successivo. Speriamo che le tue parole sortiscano un effetto positivo, perché io lo vedo molto più nera di te e meno recuperabile rispetto alle tue affermazioni. Però io spero di avere torto marcio e che tu invece abbia colpito al 100% l'obiettivo, per far sì che noi tifosi possiamo risollevare il nostro morale nel più breve tempo possibile, anche se sono partite Coppa dei Campioni, Coppa Italia e Coppa UEFA. Speriamo almeno in un dignitoso piazzamento al secondo posto per quanto riguarda il campionato. Luigi Basculli, io ti mando un grande abbraccio, grazie sempre per la tua cortesia e disponibilità, ci risentiamo fra 7 giorni con la speranza di essere più sereni e poter commentare di nuovo la Roma come facevamo un tempo, ok? Sì, assolutamente, insomma, con la speranza che si torni da Cesena con i tre punti, perché in questo momento servono come il pane, Roberto. È vero, servono come il pane. Buon fine settimana a te, la tua gentilissima signora, e noi ci risentiamo. Grazie sempre, forza Roma! Ciao Roberto, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori e buon weekend. Grazie altrettanto a te. Ciao Luigi, grazie. Ciao ciao. Ringraziamento così al nostro Luigi Basculli. Noi ci fermiamo un attimo, tra qualche istante il prossimo collegamento. Grazie.